La prima relazione sarà invece quella di Giorgio Bedoni, che chi ha partecipato anche ai convegni degli anni passati ha conosciuto. Giorgio Bedoni è psichiatra e psicoterapeuta e lavora presso l'azienda ospedaliera di Melegnano. Ma è soprattutto appassionato, competente, attento, conoscitore del mondo dell'arte, dell'arte terapia, di cui si occupa anche nella sua attività clinica quotidiana. L'intervento di Giorgio Bedoni è: io disegno dentro il tempo dimensioni outsider dell'esperienza. Grazie, ascoltiamo. Cercherò di dare una spiegazione, se possibile, a questo titolo, no? Pare abbastanza ormai, ma le immagini sono poi più semplici e più comprensibili delle parole per fortuna quando si parla di arte. E ora si racconta che negli anni 20, nei manicomi di Waldau di Berna, un giorno Adolf Hölfli, che l'autore ai miei tempi paziente clinico con un ricovero di 40 anni di manicomio, dimentichiamo questa tragedia, stesse disegnando i suoi famosi mandala, quando il suo psichiatra Walter Morgenthaler, quando lui chiede al suo psichiatra Walter Morgenthaler, che è lo psichiatra che ne comprende il valore, la forza artistica, chiede a Morgenthaler 50 fogli bianchi. Morgenthaler, incuriosito, gli chiede il senso di questa richiesta. E Hölfli risponderà con tragica ironia: passa, dottor Morgenthaler, questo è un passatempo che riflette lo spirito di un folle, risponde con in maniera, come dire, perfetta Hölfli. Ora Hölfli, di Morgenthaler, si affretterà poi a fare tutto un discorso, ma a fondo non è un passatempo quello di Hölfli, cioè si preoccupa, rimane quasi spaventato dall'ironia glaciale di Hölfli, no? Ma la risposta di Hölfli apre un discorso interessante sul tema del convegno di oggi, sulla solitudine, no? Nel senso che in tutta quella che è oggi chiamata arte outsider, Jean Dubuffet la chiama nel 1945 art brut, no? Prima non c'era un nome, era un'arte senza nome, no? Era l'arte che Breton chiamava ancora l'arte dei folli, l'arte che nasceva negli ospedali psichiatrici, nasceva nei margini, no? Laddove, dove diceva Jean Dubuffet, nessuno va a cercarla, e quando la trova è già fuggita altrove, diceva Dubuffet l'arte, no? Quindi un'arte mimetica, camaleontica, no? Come la lepre, diceva Dubuffet. Ecco, il discorso dell'opera di Hölfli, ma come di altri autori oggi più o meno noti, no? Hölfli oggi è molto noto, gli svizzeri, in termini quasi riparativi, ne hanno fatto uno dei più importanti artisti svizzeri del Novecento, tanto che, dicevo prima, ne parlavo prima, al Kunstmuseum di Berna c'è una stanza di Hölfli, c'è una fondazione Hölfli, e Hölfli è accanto a Segantini, è accanto a Giacometti, è accanto a Kuno Amiet, è accanto, come dire, a tutta una Svizzera otto-novecentesca, no? A Odler, insomma, tutti i grandi. Perché individua qualcosa di interessante, di importante, di attinente al tema di oggi? Ma perché in fondo Hölfli, come altri autori di cui vi mostrerò le immagini, in un certo senso sta dentro il suo tempo, individuando in un percorso che ha tra le sue chiavi di lettura la serialità, la ripetizione schibrante, l'iterazione del segno, delle forme, e dei generi, dei contenuti, come dire, ripeterà in questo processo, come dire, di estenuante rapporto con un linguaggio, in un certo senso individua delle immagini, una modalità espressiva dell'immagine, che rimangono trattenute dentro il tempo, cioè delle figure sospese che in fondo sono, le cui sembianze sono figlie di questo rapporto estenuante con il linguaggio. Mostro un paio di lavori di Goethe per comprendere questo meraviglioso forma a mandala, non a mandala ovviamente, ma Goethe era un autodidatta che non aveva mai ricevuto nessuna istruzione artistica, veniva dalle valli dell'Emmental, per provare a pensare cosa poteva essere quelle valli di montagna,
fine 800, quindi istruzione zero, una vita traumatica segnata dalla follia a un certo punto, dal ricovero psichiatrico a fine 800, fino alla morte nel 1930, quindi una storia non da artista laureato, no? Quindi da documentale, ma una storia da tragica, no? Una storia di manicomio degli anni, dei primi anni 20. Ecco, cosa capita a mio parere in questo discorso? In Wölfi e in altri autori, non in tutti, in altri autori come Wölfi, ma che in un certo senso, a un certo punto, in quell'esperienza manicomiale, di fronte alla solitudine dell'esperienza, che non è solamente ascrivibile a quella che chiamiamo follia, schizofrenia, no? A un certo punto subentra quello di cui parlavi Warburg, una sorta di necessità biologica di fronte all'esperienza artistica. Questi autori a un certo punto, nella tragedia del manicomio, nella solitudine, nella coazione della vita manicomiale, iniziano un'attività artistica e in molti casi la iniziano con questa modalità, che sembra quasi tipica è una brutta parola, perché individuava un modo in cui i psichiatri negli anni 50-60 guardavano l'arte dei malati mentali, la chiamavano arte psicopatologica, che non esiste l'arte psicopatologica. Esisteva nella testa di alcuni psichiatri poco malintenzionati, uno si soffende, non ne importa nulla. Come dire, cosa succede? Succede che a un certo punto questi autori, a partire da questo bisogno quasi biologico, no? Come lo chiamerà anche Prinz, come lo chiama Warburg, riferendosi non all'arte dei malati mentali, ma all'arte in generale, no? E iniziano a lavorare con questa modalità seriale che sembra molto a che fare, molto a che fare, labirintica, orvacco, questo riempimento dello spazio, no? Spazio solitudine, no? Interessante il rapporto, no? Quasi che a un certo punto debbano trattenere un oggetto e metterlo a fuoco. L'impressione, lavorando su questi materiali, l'impressione probabilmente è mia folle, non so, ma molti condividono. Che questa messa a fuoco dell'oggetto è di oggetti che sembrano sempre sfuggire. Cioè, nell'esperienza di questi autori c'è una ricerca di immagini preminenti che in molti casi, lavorando sulla storia personale, lavorando quindi i luoghi, lavorando sul loro mondo, io quando ho lavorato su Wölfi, ma anche su altri autori, sono andato su dove vivevano, ho fatto una ricerca, come dire, sul campo, no? Cercando contatti, cercando di vedere dove era il contesto, no? E lì si trova molto, no? Si trova altro che arte follia, lì si trovano degli autori che sono profondamente radicati nella loro esperienza. In un certo senso, in questa ricerca di immagini preminenti, che è molto personale, molto intima, ritroviamo storie collettive, miti collettivi, lo spirito del tempo. Wölfi, che fa questi lavori nei primi, inizia a lavorare spinto dal suo psichiatra morientale, che gli fornirà pastelli a cera, le carandache, è svizzero Wölfi, molto svizzero, usava le famose matite colorate svizzere, no? In lui c'è questa problematica personale di ricostruirsi un'identità, si fa chiamare Sant'Adolfo, ma lo farà all'interno di un momento storico dell'Europa che è coloniale, di guerre, e darà vita all'epopea personale che è l'epopea dell'Europa di quegli anni. Non entro nei dettagli perché sennò ci perdiamo il pomeriggio, non mi sembra il caso, ma tutta la sua vicenda è una vicenda in cui rientra, dentro questo sistema labirintico di riempimento, rientrano, come dire, il suo volto mascherato, lo vedete, no? La scrittura, modernissimo, no? Scrive nell'opera, musica, inventa musica, e tutto questo ripetuto con questa modalità ossessiva. Questo è incredibile, perché altro che prima di la zuppa Campbell di Andy Warhol, diciamo 60 anni prima, Adolf Wölfi casualmente fa un collage in cui, cos'è, tutto per rovesciata l'immagine, mentre la zuppa Campbell la vedete sotto, ecco, è un collage di Andy Warhol. Di Warhol, ancora questa è una cosa curiosissima che non trovo spiegazione, no? Questa è una pianta di Berna, cioè, come vedete è una pianta visionaria, no? Dove il fiume Are realmente così, Berna è una città bellissima medievale rinascimentale che ha un mezzo, questo fiume Are che è tortuoso, che l'attraversa, un fiume splendido.
che lui riprende, esiste veramente questo ponte, un ponte di Kirchenfeld da Berna, ma a un certo punto lui riprende la città, la trasfigura in termini visionari, e lo farà, come dirà a Morgenthaler, per 50 volte quel giorno, no? questa iterazione. Ora, prima di passare ad altre immagini, mi soffermo un attimo su questa dinamica, no? Della ripetizione. La vecchia psichiatria la leggeva come stereotipie, no? Non capendoci nulla, in fondo, perché ci vedeva patologia, vedeva sintomi dove non c'era sintomo. Certo, c'era anche la coazione, no? Nel lavoro dell'arte c'è molto anche di nostro dentro, sono le parti nostre più nascoste, più intime, le cose più personali, che però chi ha detto che si devono rivelare, non lo sappiamo, no? È vero invece, a mio parere, che nella serialità, in questa ripetizione, in questa horror vacui, indubbiamente rientrano delle categorie che ci aiutano a comprendere questa esperienza e a comprendere un po' il tema anche del rapporto con la solitudine, con l'isolamento, l'essere soli, no? Non essere soli con qualcuno, come diceva Winnicott, ma di come si era da soli, no? Si era da soli in una miseria anche, come dire, materiale, no? della vita. Indubbiamente la serialità individua, in questa ricerca di immagini preeminenti, individua quello che Umberto Eco chiama il ritorno dell'identico, no? Negli '80 Eco scrive un bellissimo saggio sulla ripetizione e parla del ritorno dell'identico, che ha molto a che vedere con l'opera di questi autori. Cioè, in fondo, dice Eco, giustamente, nelle trame delle fiction, no? Nelle trame delle serie, nelle forme seriali, quindi anche nell'arte dove c'è serialità, abbiamo, non sempre, ma noi abbiamo, generalizzando, abbiamo c'è un piacere quasi infantile, un bel piacere, no? Nel riascoltare sempre la stessa storia, nel sentire sempre la stessa suono, no? E questo c'è anche in quest'arte. Solo che un ritorno dell'identico, che se poi leggiamo realmente questi lavori, no? In Wölfli come in altri, che hanno altre caratteristiche di stile, di genere, noi scopriamo che c'è un differimento nel tempo, c'è un'indifferenza, come il suono musicale tribale, no? Che è indifferente, no? Però c'è un differimento. È molto interessante se pensiamo questo, lo pensiamo dentro un contesto di solitudine. Come se questi autori fossero riusciti in una situazione estrema, in un certo senso, no? A sospendere il tempo costruendo delle figure che racchiudevano questa sospensione del tempo. Sono figure reali, no? In alcuni casi sono esperienze architettoniche, no? Il famoso palazzo ideale del Fortore Cheval in Francia, che è una cosa straordinaria, è un modello di surrealismo realizzato, come diceva Breton, quando lo vede dice questo, dice Breton, dice lui è un surrealista, altro che Cheval è un surrealista, no? 33 anni a costruire un palazzo, no? Dove troviamo in termini architettonici questo? È evidente che andiamo avanti con qualche immagine, vi dico questi invece sono dei lavori più recenti, no? Sono lavori che abbiamo trovato il Gabriele Mazzotta qualche paio di anni fa, li ha messi in mostra, abbiamo fatto una mostra l'anno scorso a Milano di Arte Outsider. Sono lavori di questo Ugolino, qui invece c'è un mistero assoluto, erano lavori trovati, 85 lavori. La storia non c'è, è un mistero, non sono ancora riuscito a trovare familiare, non è un mistero. Abbiamo solamente il nome di questa donna e 85 lavori che la sua psichiatra aveva custodito e che ci raccontano qualcosa che è molto simile di quello che fa Wölfli. Lo fa diversamente, lo fa con delle modalità che sarebbero piaciute anche surrealisti, automatiche, vedete, no? Questo lavoro, queste agglutinazione di figure, no? di volti, di figurine. Io le ho studiate con la lente, perché vanno viste con una lente. E che pian piano, in quel discorso che prima dicevo di messa a fuoco, sono lavori eseguiti tra 64 e 67, sono 3 anni di lavoro, no? Vedete che a un certo punto comincia a diventare più grande. E pian piano Ugolina come se mettesse a fuoco le sue immagini interne, ma probabilmente, non sappiamo, nessuno di noi ha parlato con lei, non abbiamo nulla se non le scarsissime notizie, se non i suoi lavori, no? che parlano moltissimo in realtà. Pian piano mette a fuoco quelle immagini preeminenti che vi dicevo prima, no? Alcuni lavori sono datati, a vedere la rete che hanno le date, no?
1966, 7 gennaio, alcuni lavori sono fatti, più lavori nella stessa giornata, no? Adesso ci mettiamo a dire. È chiaro che Riccardo Zinelli, no? Oggi considerato l'artista outsider più importante italiano, lui, come dire, già collezionato da Jean Dubuffet grazie a Lorenzo Trucchi negli anni 60. Lorenzo Trucchi è la prima italiana storica dell'arte, grande personaggio, che è la prima nel 62, abbiamo datato, inizia la prima ricerca in Italia sulla Luna. Lo fa quando lei lavora a un carteggio, oggi pubblicato in Italia, quest'anno, De Luca, e inizia un rapporto di collaborazione artistica con Jean Dubuffet, che è poi quello che coglie il termine del mondo. Ed è quella che segnala Carlo Zinelli e Jean Dubuffet. Carlo Zinelli è l'artista esemplare di questo discorso che facevo prima, di questa serialità. Di cui ci cerchiamo un senso. Io credo poi alla fine che il senso deve essere anche un po' segreto, no? Non amo le letture, come dire, come se l'arte fosse l'etica stradale, no? Cioè non si può leggere niente tutto, no? So, Kandinsky diceva che l'arte tanto rivela tanto nasconde, no? È certo che però Zinelli, ricostruendo nella storia, noi abbiamo, come dire, un legame profondo tra l'esperienza traumatica di un'esperienza bellica durante la guerra, quindi rimpatriata durante la guerra di Spagna, perché ha una psicosi, trova una psicosi da guerra, qui non si riprenderà mai più, no? Morirà poi in manicomio, no? Quasi 30 anni dopo, più di 20 anni dopo, no? E il suo lavoro artistico, che è caratterizzato da questo, da tante cose, no? Da tanti legami, se vogliamo, sorprendenti con l'arte del suo tempo. Molto interessante questo, troviamo delle affinità, ma dato un discorso che io sono ancora di quello che voglio raccontarvi oggi. Ma a me c'è molte affinità con quello che è l'idea di serie, della serialità. In fondo Zinelli è come se riprendesse costantemente la sua esperienza, che è fatta anche di trauma, fatta anche di esperienza infantile. L'opera di Carlo vedete spesso, troverete questo grande uccello nero. Vedete queste file di pretini, come lui li chiamava. Pretini, qui è dire una cosa piuttosto anche, come dire, anche divertente, ironica, no? I pretini, come lui li chiamava, queste file di pretini neri, no? Che ricordano tra l'altro molto le foto di Mario Giacomelli di quegli anni. Molto, avete presente Giacomelli? Che fa? I pretini di Zinelli sono inizialmente sotto, non sono così, hanno un membro eretto ben visibile, racconta Michael Noble. Poi a un certo punto Zinelli copriva, e non sappiamo se li copriva per censura manicomiale. Questo Nobel era il conduttore scozzese dell'atelier, un arrivo di Giacometti, conduttore dell'atelier di Verona, per cui era il primo atelier libero, direi, il primo vero atelier moderno della psichiatria italiana, ma non solo italiana, anche europea. Per cui non credo che Nobel censurasse Zinelli, assolutamente no. Non sappiamo o se lo censurava o no. Non si è mai saputo. Comunque era così, sui pretini hanno fatto questa rivelazione fallica, potremmo dire, no? E hanno molto a che fare con quello, è veramente una condensazione, no, di esperienze, quella di Carlo Zinelli. Esperienza infantile, di vita contadina, di vera vita contadina, lungo il San Giovanni, dove lui vive fuori Verona, dove c'è l'Adige, no? Scorrono fiumi, c'è acqua, non ave, no? Macchine agricole, ma anche questa serialità che ricorda l'esperienza della guerra. Lunghi film, lui è che l'alpino, Carlo Zinelli. Questa lunga teoria, questa lunga film. E qui nelle mie ricerche ho fatto un po' questa suggestione cronologica, potremmo dire, no? Sul senso del lavoro di Carlo, uno dei possibili sensi del lavoro di Carlo, cioè come dire, come questa è un'immagine che ho trovato nel suo paese di un fotografo locale, in cui si vede questa lunga teoria di persone, una foto degli anni 40, che è una cerimonia religiosa di quegli anni. Io ho pensato che in fondo Carlo aveva visto, no?
aveva visto sicuramente la guerra, ma aveva visto anche quello che una volta scandiva la vita sociale, no? Cerimonie religiose, cerimonie civili, quelle poche, no? Molto chiare, molto a scandire la vita di un'Italia che era ancora un'Italia agricola, no? L'Italia dei primi anni 20, quella di Zinelli Bambini. È chiaro che in questo senso, qui è interessante, tornando al tema della solitudine, poi siamo, ok. Perché in fondo, pensando all'esperienza di Carbo, ma anche all'esperienza, se vogliamo, di Wolf, come di molti altri, no? E realmente la serialità ha a che fare con la memoria dell'oggetto, qui c'entra, no? Come c'è in Wolf, ma anche con una proiezione nel futuro. La serialità è realmente un differimento, no? Proietta, no? C'è indifferenza, no? Sembrano sempre uguali, ma non è vero, gli uomini, i pletini di Zinelli. E in un certo senso l'arte qui rivela una funzione indispensabile, non a Carlo, a tutti noi, a chiunque, non c'è malato e sano qua, siamo tutti uguali di fronte all'arte. Nel senso che l'arte ci permette in molti casi di lavorare su esperienze traumatiche, perché il processo creativo in un certo senso, e qui lo dimostro, no? Sembra sottrarre peso al trauma stesso, no? Ne lascia l'ombra sicuramente, ne lascia un velo. E questo accade in tutte queste storie. Io credo che accade, ho avuto occasione di parlare con artisti, anche contemporanei, accade anche nella storia di artisti, accade nella nostra storia, no? L'esperienza artistica ha questa funzione. Quando noi ripetiamo, torniamo con insistenza su un oggetto, su una figura, evidentemente sono tante, no? Sono tante le ragioni. Ora, potremmo dire, chiudendo, che in un certo senso la serialità, se la portiamo al Novecento, alla contemporaneità, appunto come ci insegna molto l'arte del Novecento, è indubbiamente forse uno dei tanti tratti della modernità, no? Della nostra modernità, no? Che riproducendo l'oggetto all'infinito, questo oggetto quasi all'infinito, quasi ne rinnega il simbolo, il valore simbolico, no? E però ci rivela, credo, in molti casi, infine, alla fine, il volto ultimo del nostro tempo, no? La sembianza ultima.